Vorrei andare subito da Paragone. Il professor Cottarelli oggi ha ricevuto l'incarico dal presidente Mattarella. Di Maio ha detto che in realtà questa era una soluzione praticamente già pronta. Cosa pensa, cosa c'è dietro al veto su Savona che ha fatto saltare il governo Lega 5 Stelle? Beh, diciamo che l'arco temporale, la velocità con cui è stato chiamato Cottarelli ovviamente fa presagire una soluzione, se non già bella che pronta, poco ci manca. Ovviamente sono i sospetti di chi ha visto sotto gli occhi di tutti consumarsi una strana sceneggiata, verrebbe da dire, perché se devono vincere i mercati, se deve vincere la logica dello spread, se deve vincere la Germania, ok? E beh, allora ecco che c'è Cottarelli e non c'è il professor Conte. Prima di coinvolgere gli altri ospiti le faccio una domanda. Lei personalmente è favorevole alla messa in stato d'accusa del presidente Mattarella? Penso che sia doveroso a questo punto, perché il vulnus, perché la ferita che abbiamo subito come corpo elettorale, come democrazia, sia una ferita importante. Trovo un po' scombinato un ragionamento per cui il capo dello Stato accetta un presidente del Consiglio, incaricato ovviamente, che nessuno conosce, di un profilo discutibile, ok? Poi però a fronte di un profilo di notevole spessore, sia come ex uomo delle istituzioni e sia oggi come accademico, ecco che il problema si pone. Cioè, non si pone per Conte, si pone invece per Savona, che guarda caso, stando anche a quanto scritto da Lesine Giavazzi sul Corriere della Sera ieri, non sarebbe neanche competente di una competenza che deve andare verso un certo modo di pensare, perché ormai siamo arrivati all'assurdo per cui si è competenti e si dà la patente di competenti a seconda del predicato che tu enunci. Cioè, se sei del pensiero mainstream, se sei neoliberista, allora diventi competente; se sollevi delle questioni circa l'impianto dell'euro e dei trattati che sorreggono l'Unione Europea, diventi incompetente. Quindi potremmo prendere un pezzo della letteratura accademica, scientifica di Stiglitz e buttarlo nel cestino, potremmo prendere anche le tesi del professor Guarino e buttarle nel cestino, potremmo prendere i libri anche del professor Gallino, un sociologo compianto che la sinistra ha decisamente dimenticato, e lo buttiamo via, perché Gallino ha scritto un libro, e chiudo, come uscire dall'euro senza uscire dall'Unione Europea. Cioè, il dibattito accademico c'è, ma un conto è l'impianto culturale, un altro è l'impianto programmatico, e non si sovrapponevano. Forse il punto è proprio quello che stavi toccando tu adesso. Allora, mi sa che Paragone, insomma, com'è questa storia? Quale? No, ho sentito anche questo totto dei ministri con l'avvocato Severino, l'avvocato dei grandi gruppi, delle multinazionali, che difende Apple anche in una causa ha difeso Apple anche contro in una causa contro il fisco italiano. Questi grandi che riescono sempre a patteggiare, i piccoli imprenditori devono soffrire, invece i grandi con i grandi avvocati riescono sempre a patteggiare, a pagare sempre un po' di meno rispetto a quello che dovrebbero allo Stato. Bello questo. Poi parlano dei risparmi degli italiani, ma va bene, vediamo. Ma guardate che la cosa che queste settimane ha prodotto come fatto inedito della politica è che due forze che rimangono distinte e per alcuni versi anche distanti hanno prodotto sì un contratto, ma poi ognuno è libero di andare per la propria strada. Non c'è un'alleanza, non c'è una convergenza, non c'è un nuovo cartello. C'è in questa fase la definizione, la messa a fuoco di dove sta il potere, di dove stanno le élite e dove stanno i bisogni della gente, e a quei bisogni bisogna dare delle soluzioni. Ma vi sembra normale che diventi virale la risposta di un ragazzo in un game show televisivo alla domanda: che cosa fa lei nella vita?
faccio lo sfigato, sono uno sfigato. Perché? Perché è un disoccupato. Ragazzi, il disoccupato si sente uno sfigato in questa società che gli ha neutralizzato i diritti, un contratto. E lo stesso può accadere per un imprenditore, per un piccolo imprenditore, rispetto al sistema bancario, rispetto a un cinquantenne che perde il posto di lavoro e diventa un fantasma. Ci si sente sfigati in questa società e si ci sente nudi, perché ormai i diritti campa cavallo. Ecco che cosa ha prodotto questa situazione. Chi sta con l'elite, chi sta col popolo. Però su questo non mi hai risposto, Gianluigi. C'è l'ipotesi che la Lega in qualche modo possa trarre più vantaggi di voi da questa situazione, i sondaggi un po' raccontano questo, e che da qualche parte vi abbia, passami l'espressione forte, fregato, voi non la contemplate nemmeno? Ma non mi sembra che ci sia questa fregatura. Oggi sono andati in televisione praticamente insieme. Insieme faremo molto probabilmente le commissioni parlamentari. Insieme affronteremo un pezzo di vita parlamentare sulla base di un contratto che nessuna delle due forze rinnega. Diciamo che c'è una volontà a tentare di seminar zizzania, ma siccome i due non si devono certo maritare, è inutile seminar zizzania. Ognuno giocherà la propria partita elettorale nella prossima campagna. Poi no, Paragone, però noi non stiamo seminando zizzania, anzi dal nostro punto di vista stiamo ipotizzando una possibile alleanza 5 Stelle Lega. Ma io non credo che ci sia una. No, volevo andare da Toti. Vedo scuotere la testa Scalfarotto, sto per andare da lui, prima però saluto Gianluigi Paragone che deve salutarci. Grazie mille.